Ragazzi, Eneba è sponsor di questo canale YouTube e dato che è uscito FIFA 22 questo è il momento giusto per ottenere la vostra copia. Io per dire utilizzo PS4, quindi sono semplicemente andato su Eneba, il link è qui sotto in descrizione, mi sono comprato le mie PSN card, ho riscattato i codici e poi ho scaricato il gioco sulla mia console. Oppure potrete andare direttamente nei link appunto che trovate in descrizione, aggiungere il gioco al carrello e pagarlo meno grazie al codice sconto Luca Toselli. Trovate tutto qui sotto. Poi ovviamente FIFA non è l'unico gioco disponibile su Eneba, ci sono tantissimi altri giochi che potrete trovare. Vi consiglio di fare un salto perché lo slogan è compra poco su eneba.com, link in descrizione. Intanto ieri non sono stato bravo, assolutamente no, perché avevo in testa di fare quel video su Allegri, tutte le parole di Allegri, e voi forse ancora non lo sapete, ma io sono un testone. Quando c'ho in mente una cosa la devo portare a termine, devo fare quella, e mi sono dimenticato di due cose fondamentali. Più che dimenticato, ho voluto concentrare tutto il tempo sul resto, quindi provo a rimediare oggi. Tanti auguri Federico Chiesa, un anno di Juventus, questo ci fa molto piacere, e invece Paolo Dybala, che ha la sua settima stagione in bianconero, sarebbe molto vicino al rinnovo del contratto. Le cifre dovrebbero essere di 10 milioni complessivi, con alcune clausole legate ai bonus che poi dovrebbero incrementarsi dopo alcune annate. Comunque ne abbiamo già parlato abbastanza del rinnovo di Dybala, sapete qual è la mia posizione, io sono contento, ma nel caso vi invito a recuperare vecchi video che ho fatto anche la settimana scorsa, un paio di settimane fa, proprio a proposito del rinnovo di Dybala, che può essere il futuro della Juventus, che probabilmente sarà il futuro della Juventus, ma potrebbe non essere l'unico, perché legato a Dybala, quindi a una scadenza di contratto e un nuovo tortuoso, ecco spuntare il nome di Dusan Vlahovic. Aperta e chiusa parentesi, molto velocemente, quello che è successo a Vlahovic e tutti i cori sono veramente una roba ridicola che non voglio nemmeno commentare, perché penso che la stupidità di certe persone vada semplicemente ignorata. Qua non è calcio ma nemmeno politica, è una roba a parte, ed è vergognoso che un calciatore, tra l'altro un ragazzo molto molto bravo, un bravissimo ragazzo, un bravissimo calciatore come Vlahovic, possa ancora nel 2021 subire questo tipo di comportamento da parte dei tifosi, non dico dei tifosi avversari, dei tifosi o delle persone in generale. Quindi queste sono veramente due parole buttate lì che era necessario fare, ma ribadisco, secondo me è meglio ignorare certi comportamenti e condannarli ovviamente, ma ignorandoli penso che sia l'arma migliore per cercare di combattere queste cose. Attenzione, non sto dicendo che sia sbagliato sottolineare che sono appunto errati, però finché si dà importanza e risalto a queste persone continueranno sempre. Infatti ho apprezzato tanto, per dire, quando a Maignan con Juventus Milan ci sono stati quei brutti cori, la Juventus semplicemente ha identificato il tifoso e ha usato la DASPO. Ecco, queste sono le armi a nostra disposizione per combattere questo tipo di comportamenti. Quindi forza, forza Vlahovic. E forza Vlahovic, mi auguro di poterlo dire anche alla Juventus molto presto. Su Vlahovic c'è un ragionamento da fare, più legato alla Fiorentina, perché ormai commisso penso di conoscerlo abbastanza bene, nel senso che un paio di anni fa, quando la Fiorentina andava male, la Fiorentina va a giocare a Torino, perde 3-0 e commisso sposta l'attenzione sugli errori arbitrali piuttosto che sul momento difficile della Fiorentina. Quest'estate, con Vlahovic vicinissimo all'Atletico Madrid negli ultimi giorni di mercato, se ne esce con la sparata di la Juventus ci ha rubato Chiesa. Quindi sempre spostare l'attenzione, sempre trovare un altro nemico diverso da commisso. Questa è una strategia molto interessante, molto intelligente, ma che allo stesso tempo ti fa capire che è un personaggio non pronto ad assumersi le sue responsabilità. Ieri se ne viene fuori dicendo che Vlahovic non rinnoverà il contratto che lo lega alla Fiorentina, che quindi se ne andrà molto presto probabilmente, perché ha un contratto in scadenza a giugno 2023, e quindi le strade ora sono due, se non tre. Due perché una è la cessione di Vlahovic, che sia a gennaio di quest'anno o a giugno dell'anno prossimo poco cambia, quindi queste sono due strade in una. La terza appunto è cederlo a parametro zero fra due anni, quindi nell'estate del 2023. Ad ogni modo la Fiorentina e Vlahovic non andranno avanti insieme, tra l'altro commisso ha detto gli ho offerto un grande rinnovo di contratto, ha rifiutato, quindi significa che non vuole rimanere a Firenze. E ancora una volta, come prima aveva tirato dentro la Juventus in discorsi che magari interessavano più la Fiorentina che la Juve,
Ecco che adesso se ne lava le mani dicendo io sono quello buono, io ho fatto quello che dovevo fare, e il calciatore che è cattivo, andando anche a creare tensione tra la Fiorentina, il ragazzo e l'ambiente, i tifosi stessi, perché ora Vlahovic dovrà scendere in campo nelle prossime partite consapevole del fatto che i tifosi sanno che lui in realtà non vuole più rimanere a Firenze. Poi magari tutto quello che c'è stato dietro non si sa, però il presidente certe cose può dirle, un calciatore hanno un altro peso, potrebbe passare per malvoluto agli occhi dei tifosi. Quindi io mi aspetto che in realtà Vlahovic possa già partire a gennaio, proprio perché si viene a creare un presupposto di malumore interno alla città di Firenze. Quindi una partenza di Vlahovic già a gennaio non l'escludo. È ovvio che cercheranno di monetizzarlo il più possibile e di non perderlo a parametro zero. E qui il collegamento legato a Dybala, che in realtà free agent lo può diventare già da questo gennaio. Quindi la Juventus deve muoversi più che la Fiorentina, proprio perché ci sono ancora pochi mesi, ci sono un paio di mesi, 2 mesi, 3 mesi, 60-90 giorni, poi Dybala potrebbe firmare già a parametro zero per un'altra squadra. Quindi io voglio quella firmina, quella firmetta, quella firma da parte di Dybala il prima possibile per non rischiare una situazione di questo tipo. Questo deve essere molto molto chiaro. Per quanto riguarda Vlahovic, sapete che io ho un debole per questo giocatore, sfondate una porta aperta con me. Io lo avevo identificato come nome principale sulla lista per il post Cristiano Ronaldo, non credendo che potesse effettivamente andarsene in questa stagione, perché poi sappiamo tutti come è andata a finire con Cristiano Ronaldo, ma nella mia testa c'era: se se ne va Ronaldo, bisogna aprire un nuovo ciclo con un giocatore alla Vlahovic, un giocatore che sta facendo molto bene in Italia, un prospetto giovane, quindi segue le linee guida di quella che è la nuova strategia della Juventus, oltre ad essere appunto un tipo di calciatore che all'interno della nostra rosa manca, e manca tanto, e manca da tanto. Perché è vero che Ken è arrivato per arricchire il reparto di attaccanti, è vero che Morata è presente all'interno della rosa della Juventus, ma né Ken né Morata sono dei veri e propri centravanti. L'ultimo vero centravanti, secondo me, è stato Gonzalo Higuaín, non dico nemmeno Mandzukic, ma Gonzalo Higuaín, l'ultimo vero attaccante d'area di rigore, l'ultimo vero finalizzatore della Juventus. Quindi da Higuaín in poi c'è un po' mancata, secondo me, quella figura, perché Alvaro è un giocatore molto più moderno, così come Moise Kean, amano anche allargarsi, partire da lontano, lottare, allontanarsi anche un po' dall'area dei rigori. Invece Vlahovic è diverso, è cattivo, è piantato, lui gioca all'interno dell'area, potrebbe essere un partner perfetto sia per Dybala sia per Chiesa. Sia nel 4-2-3-1 con Dybala dietro, sia nel 4-3-3 con Chiesa da una parte, Vlahovic in mezzo e poi un altro esterno dall'altra. Vedete voi, Ken, Kulusevski, lo stesso Dybala adattato, Cuadrado, potrebbero esserci un sacco di soluzioni. Aggiungo che Alvaro Morata non è di proprietà della Juventus, non è un calciatore della Juventus, è un calciatore appunto dell'Atletico Madrid, che era stato interessato a Vlahovic, che poi è andato su Griezmann alla fine del mercato, e che la Juventus per riscattare Morata dovrebbe spendere 30 milioni di euro in questa sessione di mercato a giugno, cosa che credo la Juventus non farà per diversi motivi. Uno, la difficoltà economica. Due, Alvaro inizia ad avere 30 anni. Tre, andare a pagare Morata 50 milioni di euro probabilmente è un po' troppo, soprattutto in questo momento del mercato in cui bisogna veramente pesare bene gli investimenti. Ecco quindi che Vlahovic assume ancora più importanza all'interno del discorso legato alla Juve. I problemi sono appunto due. Uno, quello che vi dicevo prima, secondo me, se commesso con questo timing lontano dal mercato, ma vicino al mercato invernale, butta questa bomba qua, è un po' come lanciare il sasso, poi nascondere la mano, è un po' mettere le mani avanti e dire ai tifosi della Fiorentina: ehi, guardate che se poi va via, la colpa non è mia, io ho fatto di tutto per trattenerlo, ma lui non ne ha voluto sapere. E magari in questo momento si è creato un po' di attrito tra la dirigenza e il giocatore ha espresso la volontà di andarsene già tra un paio di mesi, quindi nella prossima sessione di mercato, cosa che la Juventus difficilmente potrà fare a meno che non arrivi appunto un'operazione come quella alla Chiesa, ed è per questo che ho preso l'assist, perché Chiesa arriva dalla Fiorentina a 10 milioni di euro in prestito, ok? Più il riscatto obbligatorio di 40 che dovremo effettuare a giugno, più 10 milioni di bonus legati ad alcune condizioni individuali di Chiesa o comunque di squadra. Ed è qua che casca l'asino, perché la Juventus ha l'obbligo di riscatto a determinate condizioni e il diritto di riscatto se a queste condizioni poi non si sono rivelate. Si parlava di 10 gol e 10 assist nella prima stagione, cosa che alla fine è avvenuta, ma la Juventus avrebbe comunque potuto acquistare Chiesa. E vi ricorderete quando la Juventus acquistò Chiesa,
prima di firmare il contratto con la Juve, Chiesa ha dovuto rinnovare il contratto con la Fiorentina per non andare in scadenza e poi firmare il prestito con la Juventus, perché il contratto di Chiesa scadeva prima della conclusione del prestito biennale e quindi la Fiorentina si sarebbe ritrovata con un giocatore in prestito alla Juventus che poi non era effettivamente più suo. Quindi un'operazione di questo tipo, quindi Vlahovic che rinnova solo per andare alla Juventus in prestito biennale con obbligo di riscatto, la posso vedere idonea, anche perché la Juve poi andrebbe a pagarlo tra un paio d'anni, andrebbe a pagare 10, 15, 20 milioni di euro, quelli che sono nell'immediato, e poi il riscatto tra qualche stagione, tra qualche esercizio, dove il bilancio, ci auguriamo, potrebbe essere differente dai 209 milioni di rosso che abbiamo ufficializzato qualche mese fa. Però è anche vero che io credo in questo momento la città di Firenze non accetterebbe una nuova cessione alla Juventus del Beniamino, perché negli ultimi anni da Bernardeschi a Chiesa, passando adesso addirittura per Vlahovic, potrebbe essere troppo, oltre al fatto che se davvero si deve muovere a gennaio, la Juventus a gennaio non è pronta per fare un colpo di questo tipo, perché numericamente davanti è a posto, ha un numero ok di attaccanti. E potrebbe arrivare una squadra, appunto l'Atletico Madrid di turno, anche se in realtà dopo dovrebbe cedere anche lui, perché inizia ad avere Correa, Suarez, Griezmann, João Félix, quindi tanti tanti attaccanti. Però potrebbe arrivare una squadra che ti mette sul piatto 40, 50, 60 milioni, Vlahovic chi si è visto e va da un'altra parte. Devo dire la verità, a me piacerebbe tanto Vlahovic, credo che possa essere il profilo giusto per questa Juve, ma la vedo complicata in questo momento proprio perché è strano che venga fuori adesso questo discorso legato a Vlahovic e al suo rinnovo. Poteva venire fuori in qualsiasi altro momento, così vicino alla finestra di mercato invernale mi puzza di furbata da parte di Commesso. Ma sono curioso di sapere anche le vostre opinioni, scrivetemeli qui sotto nei commenti e fatemi capire se Vlahovic può essere il prototipo giusto di centravanti per questa Juve. Secondo me calzerebbe alla perfezione.